dell'Università di Pavia, che ci parlerà di un tema intrigante: cause di incidenti stradali realmente avvenuti, scenari ricorrenti e contromisure. Buonasera, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, in particolare Giulio Luppi che mi ha contattato direttamente. Università di Pavia. Sì, nel senso che purtroppo siamo di fronte a una disciplina e a un settore nel quale purtroppo in Italia sia la ricerca in generis che relativa a questo aspetto sono molto carenti, quindi l'Università di Pavia dal punto di vista tecnico, che è il mio settore, può fare ben poco, tant'è vero che si collabora con l'Università di Pavia, ma ahimè la mia professione è e adesso andrò a spiegare quale. L'obiettivo del mio intervento è quello questa sera di salvare almeno un ciclista. Io spero che qualcuno esca da questa stanza questa sera con qualche conoscenza in più per poter salvare la vita a se stesso o agli altri in futuro. Voi mi direte: ma chi è questa persona che viene qua e pretende di voler salvare la vita di un ciclista? È una persona che si occupa da diverso tempo di ricostruire nel modo più tecnico-scientifico possibile gli incidenti stradali, in particolare gli incidenti stradali mortali. Voi sapete bene che tutte le volte che sulla strada vi è una morte di una persona viene aperta nella procura di competenza un fascicolo, un procedimento penale di omicidio colposo, e quindi la magistratura deve cercare di capire se chi è sopravvissuto ha commesso questo reato di omicidio colposo. E dato che l'incidente stradale è qualcosa che avviene nello spazio e nel tempo, e i veicoli che sono coinvolti sono soggetti a delle leggi della fisica, della meccanica, della matematica, insomma la magistratura ha bisogno di un consulente tecnico, ma non solo la magistratura, anche chi è indagato per omicidio colposo, oppure chi è stato offeso, e quindi chi i parenti delle persone che sono decedute. Anche loro hanno bisogno di un consulente tecnico. E qui che entra in gioco il mio lavoro, nel senso che, soprattutto per la magistratura, sono chiamato a individuare quelle che sono le cause degli incidenti stradali mortali, quindi le responsabilità, e qui rientra il discorso Università di Pavia, cercare di un attimino individuare quali sono i fattori di rischio, come contenerli e quali sono le contromisure di questi fattori di rischio che creano appunto questi tragici eventi. Quindi che cosa vi dirò questa sera? Ho cercato di raccogliere nel calderone dei tanti incidenti stradali mortali che ho ricostruito, tutti quelli relativi ai velocipedi cosiddetti dal nostro codice della strada o biciclette, e ho cercato di racchiudere in tre grandi incidenti tipo, quindi scenari pericolosi in cui io quotidianamente mi ritrovo a dover ricostruire questo tipo di eventi. Ho cercato di mostrarvi come avvengono dal punto di vista tecnico-scientifico, che riguarda anche l'aspetto, anzi soprattutto l'aspetto umano, e quali potrebbero essere le contromisure nel momento in cui ci si trova in una situazione che è vicina alla creazione di questo evento tragico, e quindi quali contromisure prendere per evitare che l'evento si verifichi. Allora, per acquisire diciamo credibilità a quello che vi dirò, in modo tale che capiate che quello che vi sto dicendo deriva da un'analisi approfondita di tutti quelli che sono gli aspetti relativi a un evento di questo tipo, vi mostro un attimino che cosa significa ricostruire un incidente stradale dal punto di vista tecnico-scientifico. Significa andare sulla strada e individuare tutti quelli che sono i fattori che possono aver caratterizzato l'incidente stradale, quindi la cosiddetta scena dell'incidente, che deve essere trattata un po' come una scena del crimine. Bisogna intervenire, acquisire tutte le evidenze a disposizione, perché poi quali sono l'interfaccia tra le scienze pure e la realtà. Va bene la fisica, ma se la fisica non è applicata all'incidente rimane una pura teoria. Invece noi siamo nella realtà per capire il successo dell'incidente che ci stiamo occupando.
Stesso discorso sui veicoli. I veicoli hanno una certa struttura, una certa forma, una certa resistenza. Nel momento in cui si danneggiano, dissipano dell'energia che era a carico delle persone o dei veicoli stessi che sono stati coinvolti in questi scontri che poi hanno provocato gli incidenti. Quindi analizzare per bene il veicolo con tutto quello che riguarda sia la tipologia di danneggiamento, sia le caratteristiche delle componenti che lo caratterizzano, permette di individuare in primis quali sono eventuali problematiche che derivano dal veicolo che possono aver causato l'incidente, oppure quali queste componenti come possono aver contribuito per diminuire la severità o incrementare la severità dell'incidente. Quindi si analizza il veicolo. Si determinano, vedete, tutta una serie di analisi tecniche per individuare come le direzioni delle forze durante un urto, come si scambiano le forze dei veicoli. Si individua la posizione della collisione sulla carreggiata, incrociando tutta l'analisi sul veicolo con l'analisi fatta sulla strada, sulla scena dell'incidente. E si arriva addirittura, volendo, a simulare in tre dimensioni con software dedicati quello che è il sinistro realmente avvenuto, con situazioni, questa vi ho mostrato, con situazioni di questo tipo, in cui sulla scena dell'incidente si mostra questo, cosa è avvenuto. Questa è l'autovettura e l'autocamion di questo incidente. Per far questo, vedete, si cerca di misurare quali sono le profondità di deformazione, si analizza la direzione delle forze, quali sono le aree di contatto diretto che hanno deformato i veicoli, quali le deformazioni di consenso, si analizza l'utilizzo dei sistemi di ritenuta, ci sono delle tecniche che permettono di capire se l'utente ha utilizzato la cintura di sicurezza, per esempio, in un incidente stradale, quindi quali potrebbero essere state le sue lesioni se l'avesse utilizzata nel caso in cui appunto nell'incidente non fosse indossata. Quindi sono tutte le tracce di carico, si analizzano i filamenti delle lampadine per capire se le luci erano accese o spente, se erano accese erano abbagliate o le abbaglianti, soprattutto per il discorso ciclisti, poi vedrete, diventa una cosa molto importante. Quindi si determinano un po' si analizzano un po' tutte le tracce che si trovano sulla pavimentazione, come dicevo, perché bisogna determinare il movimento dei veicoli nei vari istanti prima della collisione per capire quali sono stati i tempi di avvistamento, le possibilità di evitare l'incidente e via dicendo. Poi studiamo anche tutti quelli che sono i sistemi di protezione, quindi in questo caso con i motocicli si analizza come il casco si era omologato, se rispondeva a tutti i criteri di omologazione e quali potevano essere insomma le situazioni che migliorative in senso di severità degli incidenti. Bene. Ecco, quindi tutto questo, vediamo se riesco, posso chiudere le vostre presentazioni, quelle già fatte, perché credo che sia un problema di sovraffollamento del computer. Allora, questa no, se questa la posso chiudere. E la 2 invece dovete ancora mostrare questo. Ok, non c'è mancata questa. Ok. Quindi insomma cerchiamo di capire quali sono le configurazioni d'urto, di simulare quelle che possono essere le visibilità sul luogo dell'incidente. Per esempio, vedete, questo è un incidente che ha coinvolto un ciclista a Groppello. Un ragazzino stava attraversando questa strada, un'autovettura si muoveva nella direzione di questi filmati che adesso vi mostrerò, ed era necessario capire qual era potenzialmente la possibilità del conducente dell'autovettura di avvistare il ciclista. Quindi ci siamo portati con le stesse condizioni di luce nel momento dell'incidente, ci siamo portati e abbiamo fatto una serie di filmati a diverse distanze, e quindi sul video è un pochettino più scura la situazione rispetto alla realtà. Questo è il fascio luminoso per capire con una persona con gli stessi indumenti del ragazzo in bicicletta, ho cercato di capire quali potevano essere le diverse visibilità, le diverse distanze, per individuare qual è la possibilità di percepire questa bicicletta ed eventualmente evitarla, cosa che non è stata fatta per diversi motivi. Ma allo stesso modo cerchiamo di capire quali possono essere gli impedimenti derivanti dalle ostruzioni visive nell'ingresso di intersezione, oppure gli impedimenti dovuti dalla stessa struttura del veicolo. Vedete, qua sulla destra è proprio possibile vedere dei veicoli in avvicinamento, è necessario comunque cercare di spostare proprio il busto del proprio corpo all'interno dell'abitacolo per percepire l'altro veicolo. Ecco, mi preme dire immediatamente una cosa, che l'ostruzione visiva non è una scusante, anzi è un aggravante,
vale sempre il discorso che se io non vedo, non vado, non mi muovo, devo fare il possibile per poter avere una piena visibilità. Non esco dal cinema dicendo no, non l'ho visto perché avevo la visibilità ostruita da questo, questo, quest'altro. Questa è un'aggravante, bisogna aumentare il livello di prudenza se non, non si riesce a percepire per bene il traffico. Non ci si butta in strada senza poter vedere, perché poi le conseguenze sono, sono disastrose. E vi dico questo perché tutte le persone, io non ho visto, e questo però è un problema. Questo ve lo mostro dopo. E adesso per brevità non mi dilungo, comunque sì, si analizzano, vedete, tutti i vari dispositivi per capire come è avvenuto l'incidente. Apriamo solo quella. Ok. Detto questo, perché avvengono gli incidenti e come si possono, cioè dove devo lavorare per poter evitare gli incidenti stradali, è la famosa trilogia, quindi il luogo dell'incidente, il veicolo, ma soprattutto l'uomo, che negli incidenti stradali ovviamente svolge un ruolo decisamente importante. Gran parte, quasi tutti, diciamo, gli incidenti stradali hanno come attore principale del loro umano. Poi è vero che l'infrastruttura a volte non aiuta la persona a non sbagliare, è cosa che invece potrebbe fare, ma però è la persona che trascura qualcosa, disattenta o compie un atto che va oltre i limiti. Il veicolo anch'esso può contribuire sia a causare l'incidente, ma in questi ultimi anni, anzi, soprattutto per quanto riguarda l'autovettura, la progettazione di sicurezza del veicolo ha fatto passi da gigante e adesso salva molte più persone di quelle che sono invece coinvolte nell'incidente. Qui ho riassunto quali sono le quattro grandi categorie di incidenti stradali più frequenti. Quindi abbiamo la mancata precedenza ad un'intersezione con velocità non prudenziale, normalmente un veicolo che ha la precedenza, caso tipico. L'incidente è creato da chi non concede la precedenza, ma le lesioni gravi, mortali, sono causate da chi invece si inserisce nell'intersezione a velocità non adeguata, quindi una duplice veste. Oppure abbiamo la perdita del controllo del veicolo e quindi oltrepassando la riga di mezzeria con collisione con il flusso di traffico proveniente dal senso opposto.